Piccolo appunto, sul muro non c'è una svastica, ma un manji, che è un simbolo buddista e shintoista. Non mi ricordo quale delle due di preciso, ma non è una svastica. Tranquilli, quindi non c'è problema. Ehi là, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy Vita da Studenti. Nel video di oggi altre due missioni per i misteri dell'Aurora. Beh, dobbiamo finirli, ne mancano due di quelle attive, quindi ce ne saranno sicuramente altre due segrete, ma iniziamo da Il passato di Calixta, che mi sembra quella meno interessante. Poi c'è un alieno nel comitato, cavolo, questa sembra davvero interessante. Quindi, dove bisogna andare? Bisogna scendere e noi scendiamo ovviamente. Ci siamo, eccoci qua. Salve, lei ha la missione per noi? Voi siete il club FNY, vero? O capitate proprio a fagiolo? Sembra che ultimamente Preside abbia deciso di chiudere molti club. Come? Non ne sapevate niente? Lasciate che vi spieghi tutto allora. A quanto pare molti club hanno avuto problemi con la commissione disciplinare. Sono convinta che ci sia qualcosa sotto, ma non saprei dire cosa. So però che voi collaborate spesso con il Preside Reali. Non potreste provare a convincerlo voi a non abolire quei club? Vi prego, siete l'unica speranza dell'Accademia. Sembra che molti club abbiano subito pressioni dalla commissione disciplinare e il preside sembra intenzionato ad abolirli. Dobbiamo intervenire al più presto. Va bene, proviamoci allora. Sul serio, vi ringrazio di cuore, sapevo che non mi avreste delusa. Dunque, al momento sto indagando sul passato della coordinatrice del club. Purtroppo però è difficile accedere ai loro dati riservati tramite hacking. Se non troviamo una soluzione, però, per quei club sarà davvero la fine. Beh, vi ho detto tutto ciò che sapevo. Buona fortuna, club FNY. Ma non ci hai detto niente in realtà. Ne sappiamo tanto quanto prima. Non sarà rischioso scoprire il passato di Callista? Di Calixta? Beh, dobbiamo farlo comunque, quindi ci tocca. Buongiorno, signor Preside! Come la va? Fammi raccogliere un po' di cose che sono oggetti interessanti. Non è vero mai, però chissà. Magari ci scappa un'esfera? No. Non è importanza, tanto le ricevo come ricompensa dai club ogni giorno. Cosa? La commissione disciplinare vuole abolire alcuni dei club dell'Accademia? Certo che non lo sapevo, non farei mai una cosa del genere. Ora però veniamo a noi. Ho bisogno di aiuto con la mia Emma. Appena avrete finito con questa storia dei club, tornate subito qui da me. Ad ogni modo spero che riuscirete a salvare tutti i club, conto su di voi. Quindi Preside Reali non vuole davvero abolire i club. Solo non demoralizziamoci. Torniamo da Gloria? Ok. Ah, Preside, bastava che ce lo dicevi, eh. Tutti quanti qui stanno. Veloce Preside, comunque, Cos'è che non capisci? Il club dei nobili hacker è stato abolito! eh. In tal caso mi fornisca una valida motivazione, altrimenti rimarremo qui. Grazie a noi la sicurezza informatica dell'Accademia è sempre garantita. Poche storie, ragazzina, la mia decisione è irrevocabile! Non dirà sul serio. Ma che ci fa qui il Preside Reali? Voglio dire, abbiamo parlato con lui nel suo ufficio solo qualche minuto fa. Pochi secondi, veramente. Inoltre sembra quanto minaccioso, non l'avevo mai visto comportarsi così. Non trovate anche voi che questo preside abbia una voce diversa? Ah, e dimmelo prima. Stai dicendo che potrebbe trattarsi di un impostore? Lo vedremo subito. Hai qualcosa in mente? Aspetta e vedrai. Signor Preside, ci tenevo a ringraziarla per prima. Oh, non c'è di che, spero di esserti stato d'aiuto. Vuole scherzare? Ho aumentato il budget del comitato di 10 volte! Grazie a lei il nostro potere potrà aumentare a dismisura, grazie, grazie! Cosa? Non è possibile! Voglio dire, io non sono neanche il preside! Oh no. Lo sapevo, tu sei solo un impostore! Ormai ti abbiamo scoperto, non cercare di farla franca! Ne ero certo, tu non sei il vero preside, getta la maschera avanti! Dannazione, mi sono fregato da solo. Ma che il generatore di ologrammi sta impazzendo! Generatore di ologrammi? Cosa succede? Ho un brutto presentimento! Fregate! Oh no, questa non ci voleva! Si mette male, sembra molto pericoloso! Avete visto? Questo tizio è identico con Preside Reali! Non è il momento di scherzare, Niada! Forza, dobbiamo sconfiggerlo! Che bello! Ma quanto è bello, clone elettrico!
È Babbo Saetta, però, che sembra Preside Reali, quasi. Ah, mi trasformo, giusto per convenienza. È gigante, eh sì, amico mio, è gigante davvero. Burumun! Scusa che faccio un attimino una cosa che ti fa male, però tu stai buono. Non succede niente, tranquillo. E però mi stai ammenando solo a me e non ho capito. Toh, più di questo. Allora, io capisco che Blue Moon deve attaccare a distanza, però non ci arriva. Ecco qua, vai. Mi sta ammenando ma tantissimo poi. Toh, beccate questo. Ecco qua. Mamma mia. Ragazzi, però menate anche voi, per favore. Cioè, a parte che sta menando solo a me, questo già non mi piace, però io più tanto non posso fare, capitemi che sto così, pure io ho le mani legate, perché posso fare solo attacchi che ci vogliono tempo a caricarsi. E questo qua, la gabbia temporale o quello che è. Allora, non so chi gli abbia fatto l'ultimo attacco che l'ha davvero distrutto. L'ha spezzato come un gressino. Abbiamo sconfitto il preside. Ormai non ti correggo neanche più. Bravo, Matteo, bravo. Non correggerlo più, non ne vale la pena. Oh. Allora, vi faccio notare una piccola cosa. Sul muro non c'è una svastica, ma un manji, che è un simbolo buddista e shintoista. Ma non mi ricordo quale delle due di preciso, ma non è una svastica. Tranquilli, quindi non c'è problema. Back to the game. Grazie di cuore, ragazzi, avete salvato il mio club. Avevo già sentito parlare di voi, ma non pensavo foste così in gamba. Perciò vi chiedo, vi andrebbe ad aiutarci con le nostre ricerche? Oh, ma certo, se poi mi dai anche delle belle ricompense, sì. Ma certo, ne saremo onorati. Sul serio? Beh, grazie mille allora. Ad ogni modo, questa faccenda del clone del preside mi preoccupa un po'. Tranquilla, Gloria, non c'è mistero che il club FNY non possa risolvere. Mi ci andrei piano a dire così, Niada. La strada è ancora molto lunga. Quindi, colui che voleva abolire il club del raccone elettrico, se ho capito bene. Esatto, come ha detto lui stesso, si trattava di un ologramma. Ora resta solo capire da dove possa essere partita la proiezione. In effetti potrebbe non essere semplice scoprire la fonte. Ah, e se... Ora lei fa il suo lavoro da hacker? Lo sapevo! Hai trovato qualcosa, Gloria? Sì, sono riuscito ad accedere ai server della commissione disciplinare. E ho intercettato i loro messaggi. Sono loro i responsabili. Cosa? Se è così non possono restare impuniti. Hai ragione. In più sicuramente anche Calixa ha a che fare con tutto questo. Ormai un indizio che abbiamo raccolto conduce a loro. In altre parole, è alquanto difficile non attribuirgli la colpa. Ho una domanda. Sarebbe possibile indagare ancora su Calixta? Certo, però potrebbe essere rischioso. Mi dica, signor presidente, perché vuole scoprire il suo passato? Vedi? La commissione disciplinare è sotto il controllo di un'elite molto pericolosa. Per questo devo sapere tutto su Calixta, da quando è arrivata qui fino ad oggi. È la verità? Certo, che senso avrebbe mentire su una questione così importante? Sì, avete ragione. Non era mia intenzione dubitare di voi. Quindi ci aiuterai, Gloria? Fantastico, grazie mille. Nessun problema, dopotutto sono in debito con voi. Bene, cominciamo. Ecco fatto, guardate pure. Cosa significano tutti questi dati? Pare che i suoi parametri fisici siano aumentati di molto ultimamente. Quindi è proprio come immaginavo. Calix è sotto il controllo degli alieni. In effetti sembra un cambiamento piuttosto insolito. Ha visto, signor presidente? Abbiamo scoperto la verità! Quindi passato di Calixta nonostante abbiamo sconfitto... il clone elettrico. Va bene, un po' insolito, ma ci sta. Fantastico! Una medaglia dell'Aurora! Un altro mistero è stato... No, un attimo! Quelli sono dati della signorina Vapori? Eccoci, risiamo. Non immischiarti, Gibastiano, quelli sono dati riservati!
Caspita, qui c'è davvero tutto. Interessi? Hobby? Cibo preferito? Wow. E che cosa pensi di fare? Questi servono a noi. Oh no, io che volevo usarli per conquistare il cuore di Antonella. Troppo tardi, Gibastiano ha già confermato la tua punizione. Cosa? In che senso, scusa? Beh, ho appena aggiunto il tuo nome ad una lista ben precisa, diciamo. Quale lista? La lista dei prossimi studenti inviati al campo di Alcatraz. Cosa? No, ti prego, non costringimi a tornarci di nuovo. Te lo meriti, Gibastiano, non si fa così. Casomai ci vai da solo e le chiedi dietro pagamento di farti dare quei dati. Le basi. Le basi, amico mio. Eccomi qui. Salve. Ah, capo, lo stavo cercando. C'è bisogno di lei per una consulenza. Una consulenza? Salve, il mio nome è Amelia, la strega Gammaria. E credo di essere in grado di comunicare con gli alieni. Cosa? Per questo sono venuta qui, vorrei parlare con Valerio Notti. Solo lei può aiutarmi, signore. Sa, ho davvero tanta paura. Al club di ricerca aliena, Amelia ci ha detto di essere in grado di poter comunicare con gli alieni. Meglio indagare sulla vicenda. D'accordo, ti daremo una mano noi. Sapresti spiegarci tutto nel dettaglio? Sul serio mi aiuterete? Grazie mille. Dunque, l'altro giorno ho avvertito una voce riecheggiare nella mia testa. Subito dopo aver risposto alla sua domanda, è comparso un UFO! Wow, e poi cos'è successo? Non ricordo, ma so che mi era capitato anche altre volte. Cosa? Caspita, questi alieni sono davvero insistenti! Sembra che abbiano delle capacità non sconosciute. Già, inoltre potrebbero anche presentarsi di nuovo a breve. Se credete alle mie parole, ora vi mostrerò cosa so fare. Venite venerdì alla fattoria della scuola, dopo le lezioni. Quando sarete arrivati sul posto, contatterò io gli alieni. Dopo le lezioni, si riferisce al lasso di tempo compreso tra le 18 e le 20. Bene, allora siamo d'accordo. Prepariamoci, it's UFO time! Venerdì, ok, ci sta. Quella ragazza. Oggi è venerdì, quindi ci tocca aspettare che siano le 6. Bene, stanno arrivando gli alieni. Ben detto, presidente, andiamo a sconfiggerli. Beh, direi che sono pronto per aspettare gli alieni allora. Fatevi avanti, signori alieni! Sono qui che vi aspetto. Tra 10 minuti ci incontreremo. Ah, oh, fine giornata. Rientriamo prima delle 20. Non penso proprio. Eccola qui la nostra amica del club degli alieni. Oh, eccovi qui, vi stavo aspettando. Scusaci per l'attesa. Puoi procedere quando vuoi. Sì, d'accordo. Caspita, questa navicella è davvero enorme! Oh no, che paura! Eccoli, gli alieni! Se siete qui per fare del male a quella ragazza, non ve lo permetteremo! Ben detto, forza, sconfiggiamoli! Ovviamente Carlo ce l'ha un bel po' con gli alieni per quello che gli hanno fatto e che hanno fatto al suo amico. Ma è Big Black 1? Cos'è? In memoria dei vecchi tempi lo affrontiamo? Come funziona? Oh, che pensi di fare, Tato? Ti faccio vedere ora come si comanda. Eccolo qua. Vai, yeah! Grandioso! Ohoi! Non so se conviene sconfiggere prima Big Black o i minions che ci manda, perché sembra che i minions vengano dal nulla, quindi è meglio sconfiggere lui, no? Vai, Riff! Riff elettrico! E spezza difesa, vai. O almeno quello sembra. Eh sì, finché non si carica l'altro attacco devo far così. Eccolo! Vai! Riff Metal! E non Rock, ricordiamolo.
Cioè, non osa avvicinarsi nessuno perché praticamente stiamo devastando il nemico. Eccolo! Ah, stordito! Yeah! È stata facile stavolta, eh. Bene, un bel po' di punti presi e gli alieni se ne vanno. Ah no, arriva il 2 ora. Eh beh, certo. Però no, il 3 no, perché non l'abbiamo ancora affrontato, giusto? Ma mi sembrava strano che non finisse la missione. Dico, ma perché continua ad andare avanti? Che succede? Oddio, ma quello si è fatto esplodere. Ma era un Cyberman allora. Ah, ma ha solo gli hamburger Snake qua? Eh no, allora, non va bene. Oi oi! Ah, c'è pure quelli che mi mena? La miseria. Dai, mena, 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 mena. E ora a te, toh, beccati questo. E ora spacca difesa. O spezza difesa, o come si chiama nel gioco, non ne ho idea. O meglio, in tanti giochi si chiama spezza difesa, quindi immagino che anche qui, no? Voglio dire, fare copia e incolla è più facile. Sì, vabbè, come mi hai preso però dal nulla. Oddio, un po' lontanino, ma dai. Aia. Non mi sta facendo del grande male, però... meglio ricaricarsi, che dite? Non lo so. Ma no, mi hanno ricaricato gli altri a posto. No, beccati questo. Oh, stordito. Vai ragazzi, ora che è mobile. Aia. Bene. No, beccate questo. Ok, ora dovrebbe essere finito. Sì. No, forse no. Il terzo compare ora, il terzo. Ah no, okay. No, perché sicuramente c'è un terzo, no? Visto che stiamo facendo altri misteri dell'Aurora. Quindi pensavo, no, sarebbe comparso ora. Invece no, dobbiamo sbloccarlo prima. Ah, la signora della mensa che ci fa il tifo. Grazie, tata. Oh, un'invasione calcolata. Tu dici? Non ne sono molto sicuro. Anche perché non è che mi ha detto attiva la missione. Cioè, ci ha fatto iniziare e basta. È stata una faticaccia. Ma almeno ora è tutto a posto. E tu, Amelia, come stai? Va tutto bene, grazie. Oh, guardate, c'è qualcosa laggiù in fondo. Cosa? Sono ancora gli alieni? Prendi questo! Ma che sta succedendo? No! Lo sapevo, Amelia. Anche tu sei un'aliena. Ma tu sei Harry del Y-Lab. Cosa ci fai qui? Ero sulle tracce di Amelia sin da quando l'ho vista parlare con Calixta. E se sono riuscito a limitare i suoi danni, lo devo a questo. È l'aspirapolvere anti-alieni. L'aveva realizzato Sara tempo fa. Stai dicendo che ha un dispositivo in grado di liberare dal controllo alieno? Esatto. Dopo la sua espulsione, Sara aveva affidato a me il progetto. Ma è fantastico! Ora abbiamo un'arma più contro gli alieni! Ora lasciate che vi dica anch'io due o tre cosette. In realtà Amelia è un membro della commissione disciplinare. Quindi è autosubordinata. Questo significa che ci ha ingannati! Non credo che l'abbia fatto per quello. Sapete, mi voleva fuori dai giochi. Sperava così tanto di prendere il mio posto e ora guardate com'è ridotta. Se fossi in te non canterei vittoria così presto. Harry, procedi pure. Con piacere, signor presidente! Ma che... il dispositivo sembra non funzionare! Oh, che peccato! Beh, ci si vede in giro.
che mal di testa. Che cos'è successo? È successo che prendiamo una medaglia dei misteri dell'Aurora! Un alieno nel comitato. Fantastico, una medaglia dell'Aurora! Ben fatto, ragazzi, stiamo facendo passare la gigante! Ma quindi Calixta è un'aliena? Non riesco proprio a capire. Siamo in due. Ah, se solo ci fosse Sara qui con noi adesso. L'importante è che tutto stia filando per il meglio. Dobbiamo continuare così. Sì, hai ragione. Alieni, noi vi sconfiggeremo. E anche questa è fatta, allora. Molto bene. Non male. Allora, gli ultimi misteri. Ora ci restano solo due misteri dell'Aurora. Puoi dirlo forte, stiamo andando fortissimo. Avete ragione, ma ora cerchiamo di non distrarci. Tranquillo, abbiamo tutto sotto controllo. Bene, su questa nota dolce io vi lascio, amici, vi do appuntamento al prossimo video. Vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yo-Kai Watch Academy Y. Come sempre in descrizione trovate tutti quanti i link utili. E ciao!